Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Ben ritrovati amici di Radio Bruno, qui all'Area Stile dal Royal Hotel di Sanremo. Abbiamo Fabrizio Moro, eccomi. Ciao. Ciao, come stai? Molto bene. Tutto poi bene. Insomma, vicino a te è sempre meglio. Grazie. Ma tu come stai che è il tuo quinto Sanremo? Bene, abbastanza bene. Ovviamente c'è un po' di ansia, perché c'è insomma questa grande prova da affrontare, ma fa tutto parte del gioco. Poi nel momento in cui sali sul palco l'ansia sparisce. È sempre il prima che è tragico. E prima che si fa, cosa pensi? Ma mi faccio forza, per esempio, leggendo i messaggi dei miei fan, le persone che mi vogliono bene, insomma, i messaggi di incoraggiamento sono una cosa molto semplice, ma fanno sempre effetto. Perlomeno su di me è così. Parte una canzone bellissima, intensa, e insomma, tua figlia ti porta via, no? Da una situazione dedicata completamente a lei. Sì, sono dei versi ispirati a mia figlia, che in questo momento ha 3 anni, ed è stato l'essere umano che è riuscito insomma indirettamente ad aiutarmi in un momento molto particolare della mia vita. L'ho scritta per lei questa canzone, ma no, è un messaggio d'amore universale. L'amore ha tante sfaccettature. Sei anche autore meraviglioso per tantissimi altri interpreti e artisti. Grazie. Del panorama della musica italiana, però quando la scrivi e la interpreti tu, c'è quel qualche cosa, quell'emozione unica, no? Ma in realtà succede che quando affidi il brano ad altri interpreti, nonostante la fiducia, io vado un po' più in ansia per questa cosa qui, perché non ho la situazione sotto controllo, sai, perché io scrivo sempre per Fabrizio. Poi ci sono dei brani che vanno a finire in un cassetto, che non sono assolutamente degli scarti, ma siccome scrivo in continuazione, sono dei brani che a un certo punto non fanno più parte della produzione che di quel momento, non sono più in linea col discorso che sto facendo, e regalo ad altri miei colleghi. Quindi sono sempre brani di Fabrizio, e affidare un mio tratto di vita a un'altra persona è sempre un po', sai, mi metto un po' d'agitazione, perché come ho detto non riesco a controllarla a 360 gradi quella cosa lì, capito? Siccome sono un po' maniacale. Mentre invece quando interpreto io, insomma, mi assumo tutte le mie responsabilità, nel bene e nel male, e sono più tranquillo. Invece a proposito di lavoro, nuovo lavoro, l'album, insomma, dopo Sanremo, che è una vetrina così importante, che cosa ci sarà? Sono qui appunto per questo, poi fondamentalmente, perché non la vedo come una competizione questa. Per me è un grandissimo riflettore che si accende sul lavoro in cui credo molto, cui lavoro da diversi anni, e il disco uscirà il 10 marzo, si intitolerà Pace, e poi soprattutto partirà il mio tour il 20 aprile dal Fabric di Milano, 26 maggio al Palla Automatica di Roma, e proseguiremo per tutta Italia. Bene, ritorniamo invece a Sanremo, la serata delle cover, hai scelto De Gregori. Sì, ho scelto l'area calcistica della classe 68, che oltre ad essere uno dei brani più belli della storia della musica italiana, è anche un brano che mi fa pensare molto a Libero, a mio figlio, che in questo momento ha 7 anni e gioca a pallone, no? Quindi è diventato praticamente schiavo di questo gioco. È un po' come tutti noi in famiglia, no? Siamo tutti appassionati di calcio, e rivedendo lui che va a giocare così piccolo, che affronta le prime paure, perché è la prima volta che si confronta lontano da casa con altri suoi coetanei, ho rivisto un po' me. E ci ho rivisto anche il personaggio di Nino nella canzone di Francesco De Gregori. Quindi è un testo che, tra le varie opzioni che avevo messo in lista, in questo momento rappresenta al meglio la mia emotività. E sarà fedele all'originario oppure no? No, sai, non mi sono sentito di... non ho avuto il coraggio di stravolgerla più di tanto, perché è talmente poi classico e leggero quel brano, nel senso puro del termine. Ecco, forse puro è ancora meglio, perché è una base di pianoforte e archi, comunque sta bene, sottolinea e lascia spazio soprattutto all'intensità di quel brano, di quel testo lì. Non mi sono sentito di stravolgerla più di tanto, no. È una settimana intensa questa di, sì, Sanremo, molto. Tantissime interviste, l'esibizione sul palco, come mantieni la concentrazione? Questa è una bella domanda, in realtà non sono concentrato. Quindi ti stai rilassando, vedi? Non riesco a concentrarmi, si dorme poco, ma me lo aspettavo soprattutto da parte mia,
che vivo tutto con molta intensità, quindi concentrazione. Guarda, ci penserò un minuto prima di salire sul palco, perché dal momento in cui sei sul palco poi riesci lì, io perlomeno riesco a trovare lì la concentrazione. Durante il giorno è quasi impossibile, perché ci sono tante cose da fare, ci sono insomma i vari giri che sai, che conosci bene, e siamo sballottolati da una parte all'altra. Allora ti faccio un po' una domanda che può sembrare alla Marzullo, siccome tanti ti stanno chiedendo di questa avventura sanremese, c'è quella domanda che vorresti che ancora non ti hanno fatto? Ma mi hanno chiesto solamente tante cose in questi giorni che non mi viene in mente nulla, guarda. Ci provo io. Vorrei sapere se riesci in questa settimana a fare qualcosa che tu fai nella tua quotidianità, non so, magari leggere un libro. Guardo film, soprattutto la notte, purtroppo, che è una pessima abitudine, però guardo film ogni sera, mi addormento con i film, è un vizio brutto che ho da tanti anni che devo cercare di abbattere, però senza un film non riesco. Guardo i film che conosco, tra l'altro, quindi ci sono i dialoghi che mi cullano, capito? Chiudo gli occhi e sento i dialoghi. Un film che guardo spesso è Rocky 1, sì, ho visto penso una trentina di volte. Non è un difetto, perché lo faccio anch'io, capisco. Con Rocky? No, con Rocky, con i film che conosci, che comunque continui a guardare fino alle 2 o 3 di notte. Con questo però ci salutiamo, Fabrizio, se vuoi salutare gli amici di Radio Bruno. Un grande abbraccio a tutti gli amici di Radio Bruno, in bocca al lupo, a me, pure a voi, ciao. Fabrizio Moro. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Grissin Bon, Silvestri e Taddei Abbigliamento Maschile, Biper Banca, Campani Group, Mondo Convenienza, Modena Giochi e Rosanna Alpi, la moda che si distingue.